reperti importantissimi. La deputata 5 Stelle Virginia Villani interroga il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, sui torrenti Solofrane e Cavaiola, due degli affluenti del fiume Sarno, il fiume più inquinato d'Europa. Il torrente Solofrana, che attraversa diversi comuni della provincia di Salerno, compreso quello di Nocera Inferiore, risulta pesantemente inquinato a causa degli sversamenti delle fogne, dei comuni che attraversa, degli sversamenti delle concerie, delle industrie ed altri siti presenti lungo il suo corso, degli sversamenti abusivi illeciti di altro materiale. Dalle analisi effettuate risulta una notevole contaminazione di metalli pesanti altamente cancerogeni come il cromo. I continui sversamenti rendono le acque del torrente Solofrana fortemente inquinate, con conseguente rischio per l'incolumità delle persone, nonché della biodiversità della zona, che risulta ormai quasi inesistente, spiega la deputata del Movimento 5 Stelle. Durante tutto l'anno, ma in maniera maggiore durante il periodo estivo, le esalazioni provenienti dal torrente sono tali da rendere l'aria irrespirabile, creando così enormi disagi alla popolazione residente. I cittadini dei comuni attraversati dal torrente hanno richiesto più volte un intervento immediato da parte degli organi competenti per la messa a norma degli scarichi dei depuratori consortili, il collettamento fognario mai realizzato a differenza dei comuni limitrofi tra cui Nocera Superiore e Cava, severi controlli nei confronti degli scarichi abusivi ed illegali ed azioni di bonifica finalizzate al disinquinamento dell'area limitrofa al Solofrana e del torrente stesso. Già lo scorso settembre Villani era intervenuta sulla situazione in cui versa il fiume Sarno. Alla mia interrogazione il Ministero il 4 aprile scorso ha evidenziato che il fiume Sarno e i suoi affluenti sono classificati come corpo idrico fortemente modificato o artificiale. Lo scorso dicembre, anche in seguito alla sollecitazione, il Ministro Costa ha effettuato un sopralluogo nelle aree attraversate dal torrente Solofrana, annunciando l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'Ambiente allo scopo di coordinare le attività finalizzate al risanamento del torrente Solofrana. Di venire sulla griglia di Stabia. Avevo promesso che sarei venuto, ci sono venuto, ma non è soltanto per mantenere una promessa.